Cosa ci rende veramente felici? Cosa è davvero importante nella nostra vita? Qual è la cosa essenziale? Cos'è quella cosa per cui diciamo mi manca tanto? Per cui se ci fosse sarei veramente felice? Certo, a parte le cose essenziali, il lavoro, la salute, un po' di salute, un po' di affetti, un po' di amicizie, se noi pensassimo veramente qual è il nostro desiderio più profondo, sarebbe interessante ascoltare quello che dice il mondo. La gloria consiste nell'avere molti like, nell'avere persone che ti stimano, nell'avere un successo professionale, imitare uno dei grandi calciatori o dei grandi manager dell'industria o che ne so, uno dei grandi inventori dei social. In cosa consiste la gloria per ciascuno di noi? Cos'è che ci renderebbe profondamente felici, entusiasti, gloriosi? Il nostro mondo dà le sue risposte. Il Vangelo ne dà una piuttosto destabilizzante. La gloria consiste nell'amare. Sono rimasto profondamente intrigato, emozionato in questa giornata su cui ho riflettuto molto di questo brano che abbiamo ascoltato oggi, in questa quinta domenica di Pasqua. Tre versetti fotografati, registrati durante l'ultima cena nel Vangelo di Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Per cinque volte in un versetto Gesù parla di gloria, di glorificazione, di essere ricordato per sempre, noi diremmo di successo. Il tuo nome è rimasto scolpito nella storia, ma aggiunge ora, dopo che Giuda fu uscito dal cenacolo, nel momento del tradimento. Ma che dici Gesù? Ma ci sei o ci fai? Nel peggior momento della vita terrena di Gesù, nel momento della sconfitta totale, inappellabile, in cui uno dei dodici sta andando a contrattare per indicare dove poterlo trovare e gli altri non hanno capito nulla di quello che succede, cioè nel momento di maggiore sconfitta dal nostro punto di vista, Gesù dice che è glorificato. Ma c'è o ci fa? Gesù dice e compie qualcosa di straordinario. Guarda al di là del presente, vede il bicchiere mezzo pieno. Nel momento di maggiore sconfitta riesce a capire qualcosa di importante che a me non verrebbe mai in mente. È vero, Giuda lo sta tradendo, Giuda lo sta rinnegando. Ma proprio perché sta per essere ucciso, Gesù potrà dimostrare a tutti gli uomini qual è la misura del suo amore. Nel tradimento di Giuda vediamo in controluce la misura dell'amore di Gesù. Giuda si è perso, vero, certo, è così. Ma Gesù non è venuto esattamente per coloro che sono perduti. Gesù non è venuto esattamente per salvare chi era perduto. Ora che Giuda lo sta tradendo, non potrà Gesù finalmente dimostrare a Giuda e a noi quanto egli è amato. La perdizione, mi verrebbe da dire, perdonatemi il gioco di parole un po' teologhese, non è esattamente il luogo teologico della salvezza. Proprio perché Giuda è perduto, Gesù può manifestare la sua gloria. Non veniamo salvati proprio perché appena prima ci siamo persi, a volte ci dimentichiamo. Con Giuda Gesù potrà dimostrare la misura dell'amore di Dio, che è amare senza misura. Ogni uomo che prende coscienza di sé si pone la domanda: sono perduto o sono salvato? Sono perduto o sono salvato? Gesù risponde: sei perduto e sei salvato. Pietro poco dopo dirà che egli è disposto a dare la vita per Gesù, cioè Pietro si sostituisce a Dio, non è più lui ad essere salvato, ma è lui che pretende di salvare. Gesù gli ricorderà che è lui a dare la vita per i suoi discepoli. Il gallo gli ricorderà la più tragica delle verità: non deve morire per Dio,
ma deve morire con Dio, nella logica dell'amore che Dio ha esplicitato. Gesù allora è venuto a salvare, ecco la sua gloria, Giuda dalla sua ombra e Pietro da se stesso. E fra queste due salvezze da operare, Gesù che nell'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni, lava i piedi dei discepoli, Giovanni lo sapete, sostituisce lo spezzare il pane. Quasi come a dire, è inutile che ci troviamo a celebrare l'Eucarestia, a spezzare il pane, se poi non siamo capaci di affrontare le nostre tenebre come Giuda e di affrontare la nostra presunta santità come Pietro. Pietro si rifiuterà di farsi lavare i piedi e Giuda non vorrà farlo. Come dire, se la nostra Eucaristia, se la nostra glorificazione anche all'interno della Chiesa non supera l'idea umanissima, certo, ma anche molto lontana dal Vangelo, dei primi posti, del piazze d'onore, tutte in santa umiltà, dei titoli del Monsignore, del Reverendo, dall'essere qualcuno perché ho un ruolo all'interno della Chiesa, perché animo la cantoria, il coro, perché faccio la catechista, se non superiamo questo non vale nulla. E incastonato fra queste due salvezze, tra queste glorie che Gesù deve manifestare, c'è questo comandamento che mi mette i brividi. Gesù dice: finalmente potrò dimostrare a Giuda che lo amo, finalmente potrò dimostrare a tutti, a te, quanto sei amato. Allora Gesù dice, sostituendo, compendiando, superando, riassumendo tutti i comandamenti, i 10 comandamenti, le 613 mitzvot, i precetti dei farisei, addirittura il primo e il più grande dei comandamenti, supera tutto. E Giovanni lo riassume lì durante l'ultima cena, nel momento più importante, dicendo: amatevi come io vi ho amato. Anzi, potremmo dire più correttamente: amatevi con l'amore, dell'amore con cui siete stati amati, con cui siete amati. Questo a me sconvolge, perché ci sono persone che a me proprio non vanno giù, che mi risultano antipatiche, che epidermicamente non mi stanno, non ho voglia di amare. E Gesù dice: ma Paolo non deve amare perché sono amabile, non deve amare perché tu sei più bravo, devi amare con l'amore con cui sei stato amato tu. Se io mi lascio amare, mi lascio riempire, poi questo amore deborda, allora riesco ad amare anche persone antipatiche o anche persone che mi stanno facendo del male. Cioè, l'amore cristiano non è un amore di sforzo, di simpatia, di empatia. L'amore cristiano è un amore teologico, è un amore che supera le simpatie, le antipatie, gli accordi e i disaccordi, per trovarci tutti uniti nell'amore di Dio. Perciò sì, è possibile amare. A volte noi viviamo un amore anche nella Chiesa, lo dico con molta franchezza, teorico, superficiale, diciamo che ci amiamo tutti, poi alla fine degli atti non ci importa molto. Perché in fondo pensiamo che un amore un po' come quello di Pietro è fondato sulle nostre capacità. Dobbiamo invece disarmarci. Lasciatevi amare, lasciamoci amare, impariamo ad amare, e quando abbiamo il cuore colmo non ci si porrà nemmeno il problema di cosa significa amare gli altri, perché li ameremo con l'amore, dell'amore con cui siamo stati amati. Diventeremo un tramite, come dire, diventeremo un canale, un tubo che porta l'acqua, non la sorgente. Allora, ormai quasi alla fine di questo tempo pasquale, con questo pastore che ci difende, questo pastore che ci dice di ascoltare la sua voce per avere vita nell'eterno, questo pastore che ci chiede di amare, vogliamo fissare il nostro sguardo, interrogandoci se la presenza del risorto in qualche modo ha smosso nelle nostre anime, nelle nostre coscienze, questo essenziale che è la capacità di amare. Gesù giunge a dire: da questo sarete riconosciuti, se vi amate. Allora, per carità, curiamo l'organizzazione e la riorganizzazione delle nostre comunità, facciamolo,
prendiamo molto sul serio il compito che il Signore ci ha affidato, questo regno che in qualche modo dobbiamo rendere presente. Siamo i testimoni del regno, siamo la pagina pubblicitaria del regno, facciamo marketing a Dio. Facciamolo con intelligenza, poniamoci tutti i problemi che ci stiamo ponendo di coerenza e credibilità dal punto di vista liturgico, dal punto di vista pastorale, dal punto di vista caritativo. Va bene tutto, ma chiediamoci sempre, qualunque cosa facciamo, che sia un incontro di catechesi, che sia la formazione per il battesimo, che sia la messa di un funerale, se si vede che stiamo amando, perché credetemi, questa è l'unica cosa che Gesù ci chiede di fare. Un amore allora che non è una medaglia, un amore che ci fa riconoscere che non è soltanto la capacità di organizzare, di fare, di fare cose devote e religiose. Un amore che si riconosce giorno per giorno nelle nostre attività pastorali, ma dalle piccole cose, dai piccoli gesti siamo riconosciuti. Ecco, io penso che questa sia una pagina straordinaria per l'oggi della Chiesa. Questa sia una pagina che ci permette di vivere, di capire il messaggio fondamentale del Signore. Amatevi teneramente di questo amore che Dio ci ha donato. Buona settimana, buona domenica.